grandissimo successo che sono riuscito a ottenere nel 2009, quando purtroppo con il terremoto ho partecipato al Festival Nazionale dei Borghi e ho fatto la proposta, la richiesta di organizzare nel 2013, tra l'altro sperando che ci fosse già la ricostruzione a pieno, invece poi non è così. Però a parte questo è veramente una bellissima vetrina e stiamo tutti i borghi d'Abruzzo lavorando a far vedere le sue bellezze, ma sono le bellezze di tutto l'Abruzzo che presentiamo non solo all'Italia, perché oltre al Festival Nazionale dei Borghi c'era anche il Festival delle Blue Borg della Terra, dei villaggi della Terra, quindi ci saranno 12 nazioni estere che faranno qui il convegno, dal Giappone alla Corea, alla Spagna, alla Grecia, alla Francia, al Belgio, all'Ungheria, quindi è veramente una vetrina importante per tutto l'Abruzzo, per far conoscere le nostre bellezze naturalistiche e le nostre bellezze dei borghi all'interno, dove si può vivere, si può tornare a vivere, perché nei periodi invernali, nei periodi siamo pochissimi, tutti anziani, quindi le difficoltà all'interno del centro storico, il 90% sono tutte seconde case, quindi noi dobbiamo dare servizi a poche famiglie tutto l'anno, e vedo se si torna ad essere vivo. Diventa anche una risorsa importante per lo stesso comune, oltre che per la comunità intera. In quella manifestazione che Castel d'Autore nasce nelle intenzioni, con l'intenzione di destagionalizzare un po' il turismo, cioè cercare di portare un certo numero di visitatori in queste zone, non solo più diciamo intorno alla metà di agosto, ma cercare di spostare più possibile anche verso settembre e iniziare abbastanza presto. È una scommessa che l'amministrazione ha fatto su una scelta di tipo culturale, perché si tratta di manifestazioni che hanno una certa caratura da questo punto di vista e riguardano sia la musica, sia il cinema, sia il teatro. L'idea è quella di far avvicinare anche personalità del mondo della cultura a questo paese. Tutte queste operazioni penso che nelle nostre intenzioni servono a far familiarizzare personaggi del mondo della cultura con il paese, con queste zone, e in qualche misura farle innamorare del nostro patrimonio architettonico, paesaggistico e culturale, in maniera che piano piano si possa procedere a un aumento sempre del numero delle presenze in queste zone. Contrariamente a chi pensa che con la cultura non si fa economia, noi pensiamo che invece la cultura sia la vocazione principale di questi territori, che quindi sia quella da doversi sfruttare.